capito. Ma tu prima hai lasciato? Ho cambiato due carte. Ma se hai detto vado? Vado a cambiare due carte. Credo di averlo accompagnato. Vabbè. Che caldo. Che caldo, vuoi un po' di champagne? Perché no? Cazzo di champagne? Tu? No, grazie. Champagne Tetra Pak dell'82. È l'annata migliore. Lo vuoi? No. Vabbè, magari lo bevo dopo, Vabbè. Però fa un caldo pazzesco qua. Eh sì, perché lì c'è il calorifero che rimane fisso, rotto per tutta, cioè giorno, notte, estate, inverno, 60 gradi, sì. Aggiustiamolo. Non si può aggiustare, infatti lì è venuta la zona tropicale, vedi le mangrovie? Non è che ci sono a caso. Però qui fa un freddo barbino da questa parte. Eh sì, infatti rimane sempre aperta la porta del freezer, purtroppo. E chiudiamola. Non si può aggiustare, infatti lì c'è la zona artica, non vedi? Che ci sono i cani da slitta, eh? Warm morning, Argo, Armadù, eh? Buoni lì. Come mai c'è la carcassa dell'ognu di qua? Perché è morto nella zona calda, ma per conservarlo l'ho messo nella zona fredda. Per non farlo andare in putrefazione. Certo. Sì, però fa un caldo pazzesco qua. E dico, fa un freddo che non sa. Invece qui c'è la zona temperata, si sta da Dio. Ho capito, però noi si sta male. È 10 anni che giochiamo a casa mia il giovedì e vi lamentate sempre. Cambiatevi, avanti con questa dittatura. Già c'è uno sbalzo di 60 gradi. 62 per l'esame. Scusa, andiamo a casa tua? No, è troppo piccola. Andiamo a casa tua? No, non ce l'hai. Allora, se giochiamo a casa mia, si fa quello che dico, va bene? Ho capito, che modi però. Su, fai le carte adesso. Io devo fare le carte, l'ho appena fatta, ero di là. E cosa vuol dire? È il senso antiorario adesso. Poi senso antiorario, le carte si danno in senso orario, non ho capito. No, antiorario, spiegaglielo tu. Allora, perché? Se metti l'orologio sul polso di qua è orario, se lo metti sotto è antiorario, se lo metti nell'altro braccio è fuso. Orario. Ditelo, si gioca sotto dittatura e io lo so. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come 6? Come fai a darti 6? Sono Mazziere, scarto la più brutta, è la regola. È Mazziere! La scarto, non è che me la tengo, la scarto. Ma hai preso un'altra? Belle carte. Telefono. Come telefono? Telefono. Sì, vabbè, ma non mi interessa. Telefono! Ti dico, non mi interessa. È fastidioso. Mi interessa, però è fastidioso. Capito, siamo a casa mia, faccio quello che voglio, non ho voglia di. Ho capito, ma non si può giocare con un telefono che squilla, scusa. Rispondi tu? Che palle. Pronto? Cosa tocchi? Guardi le carte degli altri, ma dai. Ma scusa, un po' di onestà. Non si fa. Chi era? Ansimavano. Non ho capito se era un maniaco o tua madre. Non è capace di giocare. Tu? 6. Come 6? Dai! 6, poi scarto la più brutta, sono Mazziere. È Mazziere. Vabbè, scarto la più brutta. Sto, la faccio scartare a te, dai, sì. No, no. L'hai alzata tu? No, no. Come no? No. E allora scarta la più. Ma bastava che scegliessi questa, scusa. No. Cosa fai? Cosa rubi? Continua a rubare. Non sto rubando. Sì. Sono malato. Malato cosa? Guarda, sono malato di cleptomania, c'ho anche quella certificazione del medico che lo attesta. Ma chi te l'ha fatta? Ma nessuno, l'ho rubato, sono cleptomane. La porta. Sì, ho sentito, non mi interessa. La porta. Non mi interessa, siamo a casa mia, faccio quello che voglio. Ho capito, no? Ma possiamo giocare in queste condizioni che ci disturbano continuamente? È la porta. Andiamo, vale, la porta. No, ho capito, vado alla porta e voi... Allora, su in piedi tutte e due. Su in piedi, tu metti una mano qui sulle carte, una mano qui, la gamba lì, mettila lì. Sì, anche la gamba, anche tu la gamba lì. Ecco, bene, avvicinati, asso di quadri, eh? Ecco, a contro, bravi. Attenzione Armaduke, eh? Arrivo! Allora, chi è? Testimone di Geova? La torre di guardia? Mi butto giù dalla torre di guardia! Sì. Cosa? Svegliatevi! Vengo a citofonare alle 3 del mattino, mi vengo! Ma porca, guarda te, se uno deve... Controllato Armaduke, bravo. Andiamo.
Asse di quadri, buon. Ma scusa, tu non eri di là e tu non eri di lì. Eri tu che eri di qua. No, io sono sempre stato di qua. Se vieni di qua, sei di qua. Se vieni di là, sei di là. Se vieni di su, sei di giù. Se vieni di giù, sei un immigrato. Se non vieni, dillo, così noi non veniamo, capito? No, comunque a casa mia faccio quello che voglio, mi cambiate, perché non mi fido. Come ti divido? Sempre devo cambiare. Cubo, no. Che gioco di dittatura. Ho perso l'orientamento. Mille più mille. Tu vai, eh? Mille più mille. Non è che puoi prendere dal piatto, devi prendere dal tuo, sennò anch'io faccio mille più mille e sempre la stessa roba. Eppure io che sono cretino, prendo da qua, dico mille più mille. Non si può. Ho capito. Allora ritiro le mille in più che ho messo, mille che ho visto. Va bene. Pure io ritiro le mie mille, Ritiro le tue mille. Ritiriamole queste mille, sennò ci scordiamo poi, Vabbè, adesso basta, continuiamo a giocare. Giacomino, hai preso le tue mille? No, grazie mille. Mille e non più mille. Basta adesso, hai preso le tue mille, siamo a posto. Ok, l'ho prese, sì, l'ho prese. Io l'ho prese le mille? Sì, le hai prese. 5.000 più 5.000. 5.000 più 5.000. Mettiamo delle 5.000 mancanti, però. Cioè sulla fiducia. No, sulla fiducia che non abbiamo. Metti le 5.000. Va bene, allora 5.000 più questo orologio d'oro, waterproof, guarda, e anche antimagnetic, che vale 10.000 euro, facciamo 5.000. Va bene? Va bene. No, tu vai, per forza, non hai niente. Allora. Non hai niente. Vedo 5.000 più. Cosa fa? Quest'occhio di Tutankhamen. Ma che cazzo di occhio c'aveva quello? Di inestimabile valore. Ma se c'ha la cataratta? La cataratta. Ha più di 20.000 anni. L'ho preso da un museo egizio. Vabbè. Vale un valore inestimabile. D'accordo? Vedo! Ma che vedo con quest'occhio che vedo? Chiudi un occhio, su! Tu? Io 5.000 sì. più capsula oro porcellana. Appartenuto a Dracula? No. E allora non può valere. Però è devitalizzato anche. Allora sì. Se è devitalizzato vale. Oh. Non metterlo vicino alle sigarette che si ingiallisce. Mettiamolo qua nel bicchiere. Il bicchiere, lei. E mettiamo anche l'occhio, così va via la cataratta.